Conti di Pace, che ha promosso assieme al Consiglio di San Andrea la rappresentazione dello spettacolo. La nostra onus è un onus che è svolta nel 2005 da un gruppo di professionisti di diverse estrazioni che però si conoscevano da precedenti, e abbiamo deciso di organizzarci in un gruppo che sostenesse delle iniziative soprattutto, per questo il nostro nome, Fonti di Pace, nelle zone che erano particolarmente zone di conflitti, di non riconoscimento della popolazione, tipo il Kurdistan turco negli ultimi anni del 2000 e poi dopo adesso nel Kurdistan iracheno, nella Palestina, insomma nelle zone che sono particolarmente disagiate, dove oltretutto la nostra presidentessa è una signora che ha combattuto battaglie di femministe, ha per esempio assistito a tutti i processi del Kurdistan turco, a Leyla Zan, che è una deputata kurda che ha subito 15 anni di galera perché parlava kurdo nel Parlamento turco, e lei l'ha sostenuta con una battaglia molto lunga, ci sono stati numerosi processi, forse lei ha sempre partecipato, e quindi insomma il movimento in favore delle donne, ripeto, poi nelle zone mediorientali, come sapete sono donne in cui la condizione femminile è una condizione particolarmente disagiata, il nostro intervento è stato quello di cercare di promuovere per esempio attività di artigianato, attività in cui le donne venissero ad essere protagoniste attive di questa loro trasformazione e tentativo di emancipazione rispetto a quella che è la condizione generale. Per questo che noi promuovere uno spettacolo come quello di Monica, che secondo noi è uno spettacolo che ha uno scopo fondamentale nel dialogo tra quello che è, parlo ovviamente da uomo, tra quello che è il rapporto tra i maschi e le femmine e quello che è in sostanza poi un modo per esplicitare delle possibilità di cambiamento di quella che è purtroppo una realtà sempre più drammatica, come possiamo vedere tutti i giorni, non solo in Italia ma nel mondo. Vi inviterei, se avete voglia e tempo, di andare a visitare il nostro sito che è www.fontidipace.com. Vi ringrazio nuovamente per la partecipazione, lascio la parola alla delegata per le pari opportunità, che ringrazio perché sostengono delle battaglie feroci. Quando noi abbiamo presentato il progetto abbiamo assistito alla loro realtà quotidiana. Grazie di tutto. Francesco, grazie, buonasera a tutti, benvenuti nell'auditorium di Zona 3. Vorrei cominciare proprio da queste ultime parole, le belle parole che ha usato Francesco. Sono delegata alle pari opportunità da oramai 3 anni e mezzo e ho imparato una cosa relativamente a questo tema, il tema dello spettacolo di questa sera, che è un tema di cui parlano donne con altre donne, parlando di donne. Quindi mi sembra che manchi un po' qualcuno all'appello. Potete capire bene quindi con quale entusiasmo, con quale favore ho accolto il progetto presentato da Monica, visto che coinvolgeva solo ed esclusivamente uomini attori che vedete ai lati dell'auditorio. Attori che in realtà attori non sono, perché non sono attori di professione, ma sono cittadini, sono i nostri vicini di casa, i nostri colleghi di lavoro, i nostri fidanzati, i mariti, ed è proprio da qui, sarebbe bello partire da qui per poter affrontare questo problema, dalla cittadinanza semplice, senza bisogno di aspettare qualcuno che arrivi dall'alto. Dobbiamo essere tutti noi a metterci in prima persona sotto questo tema. Ci teniamo quindi a specificare giusto un paio di cose, visto che come Consiglio di Zona siamo
siamo tutti noi impegnati a, nel nostro piccolo, combattere la violenza sulle donne. Lo facciamo tramite uno sportello che è aperto tutti i venerdì dalle 14 alle 17 proprio presso il nostro consiglio di zona, che si trova in via Sansovino numero 9. Dopodiché non mi resta altro che ringraziare veramente innanzitutto gli attori, che insomma non è facile mettersi in gioco così, quindi veramente grazie a tutti voi. Grazie per il preziosissimo aiuto dato da Eleonora Bonaccorsi, che è rimasta giù, è stata fondamentale, e soprattutto alla persona che ha reso possibile tutto questo, a cui lascio la parola, Monica Lancato. Ciao a tutti, grazie mille a tutti per essere qui. Da un anno e mezzo io giro l'Italia con questa proposta, che è la prima proposta di teatro sociale per uomini che io sappia in Italia, proposta appunto da una femminista. Mai mi sarei aspettata che all'uscita del libro due anni fa un autore teatrale che non conoscevo mi chiamasse e mi dicesse: se lei si fida, io vorrei incontrarla perché il testo è una pièce teatrale. Capisco l'italiano, però non capisco di che cosa si tratta. In realtà lui aveva avuto l'occhio lungo, perché queste 1800 risposte da parte di 300 uomini alle 6 domande che ho lanciato dal blog che mi aveva chiesto il Fatto Quotidiano di tenere, sono in realtà una sorta di affabulazione, di primo acting out da parte di uomini assolutamente comuni, che hanno avuto quella curiosità a più livelli, non sono tutti uguali, di rispondere appunto partendo da sé, che è una pratica classica, è la pratica del femminismo. Dal che quello che voi vedrete oggi, che è già successo in 15 città, che ha coinvolto più di 100 uomini come manutentori, come li chiamiamo ormai noi, e più di 2000 persone che in teatri, centri sociali, palestre, scuole sono venuti e venute a vedere. È un momento di socialità, un momento di parola che non ha nessuna pretesa di avere dignità teatrale classica, ma che ha invece più che la pretesa la proposta di fare per la prima volta ragionare a partire dalle parole degli uomini sulla violenza maschile sulle donne. E quindi non mi resta altro che, siccome non siamo microfonati e microfonata per il poco che io sono in scena, di venire più avanti possibile, perché potrebbero esserci delle defiance dovute all'emozione, di essere clementi e di godervi questo momento assolutamente sociale e politicamente per me rilevante di questa sera. Grazie a tutti.